Allora, sembra importante che tutti i nostri cari amici possano avere una visione di insieme delle apparizioni marianiche, che non sono ormai fatti isolati, anche se così magari si presentano a volte, ma fanno parte di una bellissima costellazione di manifestazioni della Vergine che costituiscono un'era mariana che incomincia, sarebbe l'aurora, diciamo, di un'era mariana. Allora, bisogna incominciare, diciamo così, da capo. Torniamo indietro, facciamo indietro nel tempo e andiamo alla fine dell'età moderna. Troviamo San Luigi Maria Grignion de Montfort, ai tempi di Luigi XIV nel Regno della Francia. Un missionario fatto tutto di fiamma, si direbbe. Fiamma nel senso simbolico che lo esprime bene la sua realtà, la sua anima, perché lui praticamente la fiamma dà la luce, dunque una capacità comunicata dallo Spirito Santo per approfondire nel mistero di Maria e di glorificare e di spiegare questa vera devozione a lei in un modo unico e straordinario, e anche il calore di un'anima che proprio pulsa intensamente di amore per lei e che vuole farla conoscere perché Gesù sia meglio conosciuto e amato. Allora, San Luigi Maria Grignion de Montfort segna l'inizio, per così dire, di un'era mariana che lui addirittura profetizza. Lui, San Luigi, ha anche un rapporto molto stretto con un personaggio cattolico che noi tanto ammiriamo e amiamo come figli e che è il professor Plinio Correa d'Oliveira. Che è il riformatore di Monsieur Jean Squinamiglia, no? E lui anche quando giovane aveva chiesto questa grazia a Santa Teresa del Bambino Gesù addirittura di aumentare la devozione alla Madonna e ha trovato il trattato. E certo, lui essendo, anche se era giovane all'epoca, ma essendo una persona molto equilibrata, molto tranquilla, molto calma, diceva di averlo letto contorcendosi di entusiasmo, proprio perché ha trovato in San Luigi un santo che ha questa unione perfetta tra l'intelligenza della fede, tra la saggezza, la capacità di guardare lontano e anche in alto e profondo il mistero di Maria, ma soprattutto pieno di calore, di fuoco, di entusiasmo anche lui. Allora, dottor Plinio ne è rimasto proprio un grandissimo devoto. Allora, San Luigi, per tornare alla nostra sequenza, San Luigi cosa ha profetato, cosa ha annunziato? Allora, anzitutto lui ha scritto questo il suo trattato della vera devozione a Maria alla fine della sua vita, quando lui si trovava nella città della Rochelle, una città ex protestante, pertanto il vescovo ha chiamato lui anche perché lui, essendo un missionario mariano, appunto, doveva fare un lavoro di divulgazione della devozione a Maria molto importante là. E lui nel suo trattato ha annunziato anzitutto che questo trattato, che è stato scritto nel 1715, sarebbe stato per opera del demonio nascosto durante un certo tempo, e questo si è avverato perché sono stato riscoperto dai padri Monfortiani nel 1842, più di un secolo dopo. E cosa dice San Luigi in questo trattato, che ha scritto allora, diciamo così, più o meno 100 anni dall'inizio di certe apparizioni mariane che hanno segnato molto, prima la Francia, poi tutta la cristianità, che stiamo parlando delle apparizioni di Rudi Bach, la Madonna Miracolosa, nel 1830. Poi parliamo nel 1846, abbiamo le apparizioni della Salette, molto più drammatiche, la Madonna già appare in lacrime, lamentandosi, e poi nel 1858 Lourdes, no? Per un secolo prima, allora ecco quello che San Luigi di Montfort annuncia. Anzitutto vedete questa bellissima e importante profezia. Allora dice così: sì, Dio vuole che la sua Santa Madre sia ora più che mai conosciuta, amata e onorata. E perché? Lui lo spiega così: Maria deve risplendere più che mai in questi ultimi tempi. Allora lui praticamente annuncia l'età moderna, che sarebbe un'età sotto certi aspetti di tenebre, come noi poi possiamo approfondire dopo. Maria deve risplendere
più che mai in questi ultimi tempi, misericordia in forza e in grazia. In misericordia, per ricondurre ed accogliere amorevolmente, in misericordia, per ricondurre ed accogliere amorevolmente i poveri peccatori e traviati che si convertiranno e ritorneranno alla Chiesa Cattolica. In forza, contro i nemici di Dio, che si ribelleranno in modo terribile per sedurre e far cadere, con promesse e minacce, tutti quelli che saranno loro contrari. Ed infine, deve risplendere in grazia per animare, sostenere i propri soldati e fedeli servi di Gesù Cristo che combatteranno per i suoi interessi. Allora, questa nuova devozione a Maria, che non è nuova nel senso che sia stata inventata da lui, se non che si presenta agli occhi di tutti con una nuova luce, una nuova attrattività, ecco quella che troviamo in questa serie bellissima di apparizioni della Vergine Maria che si protrarranno poi nel tempo, da 1830, per fare una data importante, da Rudi Vag in poi. Allora, in questo contesto è che dobbiamo capire le apparizioni appunto di Lourdes. E Padre Carlos, in che senso si potrebbe parlare di un carattere profetico nella storia di Lourdes? Potrebbe sembrare a prima vista un po' forzato, no? Considerare le apparizioni sotto questa luce, soprattutto a chi è abituato a guardare Lourdes come un immenso ospedale di misericordia e di cura. Ed è Lourdes, di fatto lo è un immenso ospedale di misericordia e di cura, perché tante persone ne hanno ritrovato la salute del corpo, ma anche dell'anima. E chi non ha trovato la salute del corpo, ha trovato le forze spirituali per portare avanti con rassegnazione, con conformità alla volontà di Dio, la propria malattia e le proprie difficoltà. Cioè, si può dire che Lourdes è un posto dove tutti sono esauditi, ognuno in un modo diverso, secondo della volontà di Dio, però tutti, nessuno esce da lì, diciamo, deluso, con il disappunto nell'anima, perché in un modo o in un altro, se va con fede, trova proprio lo sguardo misericordioso di Maria che lo solleva, li riempie di animo, di entusiasmo. Ma da un punto di vista più generale, guardandolo, ecco, dentro questo sole mariano che sorge, perché poi sorge la Vergine Maria per mostrare più chiaramente Gesù, ecco, non è che lei vuole fare altra cosa se non quella di essere proprio l'aurora di Gesù. Allora, ma se noi consideriamo questo bello processo che incomincia, per così dire, da San Luigi Montfort e arriva fino ai nostri giorni, noi vediamo Lourdes come un avvenimento molto molto importante, perché dobbiamo capire il contesto storico. Allora, la Francia sta attraversando dei momenti molto difficili, difatti pochi anni dopo le apparizioni di Lourdes ci sarà la rivoluzione della Comune, addirittura l'arcivescovo di Parigi morirà, sarà ucciso in queste convulsioni sociali. E dunque, cosa fa la Madonna? La Madonna fa una risposta umile ma efficacissima, portentosa, grandiosa, contro un ateismo dilagante che, diciamo, cercava di sedurre tutta la Francia e attraverso la Francia tutto il mondo. Noi contiamo in quell'epoca con personaggi del tipo di un Renan che ha cercato di scrivere una vita su Gesù, nella quale ne riconosceva magari l'istoricità di Gesù ma non la divinità, no? E dunque cercavano di negare ogni tipo di vestigio soprannaturale, ed è là che la Madonna appare in un angolino della Francia, molto discreto, molto secondario, quasi sconosciuto, sperduto, a una bambina, una ragazzina ignorante, e a partire di là incomincia a mostrare il suo potere, fa dei miracoli portentosi. Si racconta che lo stesso Renan è andato a Lourdes e è dovuto fuggire da lì schiacciato sotto il peso dei miracoli. Dunque è un'espressione che anche Dottor Pino piaceva, Dottor Pino piaceva tanto di ricordarla, questa qua: fuggito, scacciato dal peso dei miracoli. Ed ecco qua il valore profetico di Lourdes, cioè un intervento di Maria che è fatto in un modo apparentemente discreto, ma che rovescia i potenti dai troni, come lei canta nel Magnificat, no? Che ci riporta il Vangelo secondo San Luca, e
e poi innalza gli umili. Innalza gli umili perché innalza lei stessa, innalza il suo figlio Gesù, perché da lui è che lei attinge tutto il suo potere per fare i miracoli, e innalza anche Bernadette, che è la piccola ragazza. Padre Carlos, in che senso si potrebbe attribuire alla Madonna un tale intervento a favore degli umili? Perché lei fa riferimento all'umile veggente, Santa Bernadette. Ecco, l'umiltà è una virtù ovviamente importantissima, importantissima nelle Sacre Scritture. Gli umili sono questi poveri di spirito che non hanno nessuna speranza se non in Dio. Riportano tutta la sua speranza in Dio e non si fidano dagli uomini, no? C'è quel famoso salmo che noi recitiamo tante volte nelle nostre preghiere, no? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, no? E benedetto colui che poggia tutta la sua fiducia sul Signore. Allora, Bernadette è il simbolo di questi umili, nel senso che, se ricordiamo anche il momento storico della vita della veggente, lei malata, no? Poverina, come si dice, affezioni avendo i polmoni molto compromessi, in difficoltà, pertanto anche la famiglia, attraversando un momento di povertà, il momento dove stanno vivendo nel famoso cachot, dunque sono stati cacciati dal mulino che avevano in affitto e sono andati a finire in una stanzetta proprio precaria, e in quel momento là, in cui lei, anche la bambina, doveva sperimentare, come tutta la famiglia, l'assoluta povertà, e in quel momento lì lei è stata arricchita da queste visioni. Dunque l'umiltà di Bernadette è un poco simbolo dell'umiltà a cui vengono ridotti in quei tempi, nei tempi diciamo già della modernità, coloro che cercano di mantenere la fede e coloro che cercano di non lasciarsi sedurre dal Deo tecnica, dal Deo industria, dal Deo soldi, e ancora rimettono tutte le sue speranze in Dio. E questi qua che sono probabilmente sono stati accuditi dalla Madonna nelle apparizioni di Lourdes. Insomma, diciamo che Bernadette sarebbe il simbolo di tutti questi cattolici veri che si vedono abbandonati perché ormai la società non è già più istituzionalmente cattolica, la Chiesa sta in un rapporto non tanto chiaro, non tanto facile con lo Stato, andrà a finire che la Chiesa si separerà dallo Stato. Allora, i valori cattolici, la vita cattolica, la vita veramente cattolica compromessa nella società, e questa povertà, questa umiltà dei buoni è quella che viene a soccorrere la Madonna e nelle apparizioni gli promette di elevarli. Ma in che senso i buoni saranno alzati, saranno elevati? Allora, se noi vediamo anche nella vita di Bernadette gli effetti delle apparizioni, troviamo due fatti molto significativi. Primo è che uno dei dipendenti del comune di Lourdes, che era ateo, andò nel luogo delle apparizioni un poco per fare la beffa di questo avvenimento. Ma nel momento in cui Bernadette doveva parlare con la Madonna, lui l'ha visto talmente trasformata, da una bambina semplice, di abitudini un po' rozzi, un po' grezzi, ha diventata più che una nobile, più che una principessa. Praticamente la Madonna la faceva trasformarsi in un cherubino, in un serafino. Aveva dei modi e modi di comportarsi, l'atteggiamento degni di non di una corte terrena, ma della corte celeste. Lui è rimasto talmente colpito che si è convertito. Poi un altro funzionario pubblico, un altro signore di Lourdes un po' scettico, le ha domandato alla fine delle apparizioni: ma come il sorriso della Madonna? E lì Bernadette si è presa di emozione solo dal ricordo di questo sorriso, e cercando di imitare il sorriso della Madonna ha convertito anche questo signore. Allora vediamo come la Vergine promette nella persona di Bernadette una nuova era di grazie che farà sì che tutti i valori cattolici saranno non solo ripristinati,
ma una sorta di promessa che questi valori cattolici che hanno profumato di sacralità, di dignità, di devozione, di pietà, di umiltà, di modestia, il modo d'essere della società, diciamo, ai tempi della cristianità, non sarebbero solo ripristinati, ma lei, la Madonna, era in condizione di infondere anche delle anime, magari umanamente parlando non avevano una grande preparazione, una grande eredità neanche, ma che essendo, diciamo, bersaglio, per così dire, delle sue grazie, potrebbero diventare più radiose, più sante, più belle di tutte quelle bellezze che la cristianità ha già conosciuto. Allora, questo per esempio è uno degli aspetti profetici più belli delle apparizioni di Lourdes che ha sottolineato Dottor Pini. E lei ha parlato, Padre Carlos, anche del periodo delle apparizioni, della situazione politica, morale, anche religiosa che viveva la Francia. E sappiamo anche del colpo che ha avuto l'ateismo con le apparizioni. Quindi questo è anche un significato, un carattere profetico delle apparizioni. Lei potrebbe indicarci qualche altro aspetto da segnalare? Allora, questo è ben importante, cioè quel processo in cui si trova la Francia non è un processo per caso, è un piccolo processo che fa parte di un grande processo. Noi sappiamo, dottor Plinio ha scritto il suo libro più importante, più significativo, Rivoluzione contro rivoluzione. Là lui giustamente sostenta la tesi che c'è un processo organizzato, compatto, con diverse sfumature, diverse trasformazioni, diversi modi di presentarsi, ora violento, ora pacifico, ora di guerra armata, ora di guerra psicologica, ora più veloce, ora più avanza più piano e così via, ma che è un unico processo che lui ha chiamato di rivoluzione. E questo processo è quello che segna la decadenza della cristianità e che arriva fino ai nostri giorni, no? Giorni in cui ci troviamo in quello che lui chiamava un poco la quarta rivoluzione. Allora mi sembra importante che noi possiamo leggere alcuni brani di Rivoluzione contro rivoluzioni per poter catalogare, poter capire bene di cosa stiamo parlando. Dottorino Cinse, questa crisi è universale, oggi non vi è popolo che non sia colpito in misura maggiore o minore. È una, questa crisi è una, non si tratta cioè di un insieme di crisi che si sviluppano in un modo parallelo e autonomo. Quando divampa un incendio, qua avviene questo famosissimo esempio molto chiaro, molto illuminante. Quando divampa un incendio in una foresta, non è possibile considerare il fenomeno come se fosse costituito da mille incendi autonomi e paralleli, di mille alberi vicini gli uni agli altri. L'unità del fenomeno combustione che si opera su quell'unità viva che la foresta è il fatto che la grande forza di espansione delle fiamme derivi da un calore nel quale si fondono e si moltiplicano le innumerevoli fiamme dei diversi alberi, tutto insomma contribuisce a far sì che l'incendio della foresta sia un fatto unitario. Parole simili, quelle che rivolge anche una beata molto importante, noi ce l'abbiamo, le sue spoglie, le sue reliquie a Roma, una beata francese, Beata Maria di Gesù de Louis Martigny, una beata che è nata nel 1841, dunque vediamo, anche lei si inserisce in quest'epoca che ha visto la Francia talmente visitata da santi e da apparizioni della Madonna. Allora, dice, senza dubbio, in una delle sue lettere, lei è morta a 42-43 anni, assassinata da tre colpi di pistola del giardiniere che era un anarchista, il giardiniere del convento. E dice, senza dubbio, dopo il peccato originale, il male è sempre esistito. L'antico nemico del genere umano, il diavolo, che è pure e soprattutto il nemico di Dio, ha in ogni tempo cospirato per la perdita delle anime, ma mai come oggi ha osato far guerra con tanta audacia, tanto cinismo e tanta perfidia. Si tratta ora di un vasto movimento generale, contrario a tutti i dogmi della fede, a tutti i principi della morale e a tutte le basi della società religiosa e civile.
questo male è universale e si estende a tutti i popoli. Allora, noi vediamo dunque che la crisi in cui la Francia, che incombeva sulla Francia in quell'epoca, in quegli anni in cui si sono date le apparizioni di Lourdes, e fa parte del processo rivoluzionario. E allora, praticamente, le apparizioni di Lourdes hanno due lunghezze d'onda. Una nel suo momento storico, questo l'abbiamo già parlato poco fa, ma altro come un segno di quell'intervento della Madonna che dovrà darsi nel futuro. Allora, ricordiamo che il nostro fondatore, Monsignor João, tante volte è stato lì davanti alla grotta di Lourdes. Ma nell'anno 1999 lui ha detto una cosa bellissima, che lui presentiva che quel fonte che è nato praticamente in un angolino della grotta era la profezia di quelle torrenti di grazia che aveva annunciato San Luigi di Maria di Mignone Montfort, aveva annunciato la Madonna Fatima quando ha detto che voleva stabilire la devozione al suo cuore immacolato, e aveva annunciato anche il dottor Plinio quando ha detto che sarebbero state riversate sull'umanità torrenti di grazia, e Monsieur Jean percepiva proprio Lourdes come il segno profetico di quel torrente di grazie che sarebbe dato sull'umanità, che passando a vivere per mezzo di Maria, dalle grazie che vengono da Maria, sul sorriso di Maria, sotto la protezione di Maria, arriverebbe a capire la grandezza, la maestà, la bontà, la misericordia di Gesù in un modo nuovo, non nuovo nella sostanza, ma nuovo magari nella profondità, nell'altezza, nella lunghezza, e che sarebbe Lourdes, per così dire, la profezia di quello che potrebbe, che noi chiamiamo e che noi attendiamo, questa era storica di trionfo di Dio sulla terra, ovviamente un trionfo condizionato alle precarietà che abbiamo ereditato dal peccato originale, dunque un trionfo nel quale il dolore, la lotta, la sofferenza non sono esclusi, però nel quale si riverserà sull'umanità, ecco appunto, una pioggia di benedizioni, di grazie nuova, che porterà gli uomini, come annuncia anche San Luigi nel suo trattato, a una santità di una grandezza inaudita. E questa percezione la ebbe Monsignor João a Lourdes nell'anno 1999, dunque capiamo Lourdes anche come un segno profetico di quel che sarà la vittoria di Maria nell'era che si deve susseguire a questa che noi viviamo. Padre Carlos, così come a Fatima, Lourdes non è un avvenimento solo del passato, ha questo grande carattere profetico che abbiamo capito bene, ha anche una grande attualità. E la domanda è, ognuno di noi come può pregare d'ora in poi, capendo tutto questo, imparando questa profondità, come può pregare per approfittare al massimo tutto quello che la Madonna ci ha lasciato, quindi per essere esaudito dalla Madonna, ma anche per prepararsi per quello che viene? Noi dobbiamo ricordare quella affermazione della Genesi che dice che c'è questa profonda inimicizia, un'inimicizia stabilita da Dio tra i figli del serpente e i figli della donna. Poi questa affermazione si viene a capire ai piedi della croce, quando San Giovanni accoglie la Vergine Maria e la fa cosa propria. Quello che dice il Vangelo di San Giovanni non è che la porta a casa sua, ma che la fa cosa propria, l'assume come madre sua, ma in qualità di Chiesa, dunque madre della Chiesa. Allora, c'è questa inimicizia tra i figli delle tenebre e i figli della Chiesa, e i figli della luce, e i figli del diavolo e dunque i figli di Dio, no? Che sono generati per mezzo di Maria alla vita in Gesù. Allora, come dobbiamo pregare noi in questo contesto attuale, che vediamo, noi vediamo ormai è così talmente tangibile, palpabile, visibile un po' la crisi che pervade tutti gli ambienti, è una crisi che è anzitutto morale, come ci ha insegnato il dottor Plinio, come ci ha insegnato tanto Monsignor João. Ma questa crisi morale ci riporta una situazione quasi senza uscita dal punto di vista umano, ma era la situazione che viveva la Francia ai tempi della Madonna di Lourdes. E lì, da un angolino sperduto, si è accesa una luce
che ha illuminato tutta la Francia, tutta l'Europa, a tal punto che anche oggi sono milioni di persone che frequentano questo santuario ogni anno. Allora, là quando la Madonna vuole intervenire, quando Dio l'invia come profetessa e come regina, come signora che domina non solo coloro che si consacrano a lei, ma anche i suoi nemici, lei può rovesciare tutta la situazione. E questo ci spinge anzitutto ad avere una grande speranza. Peggio vediamo la situazione, anziché scoraggiarci, più dobbiamo sperare e attendere per l'intervento di Maria. Un intervento che sarà senz'altro magari ancora molto più forte che quello di Lourdes, perché ormai la situazione si è peggiorata da tanti punti di vista. Ma allora, come prepararci per questo intervento? E vivendo da figli di Maria. E come vivere da figli di Maria? Come ci insegna il Santo Vangelo? Dobbiamo vivere nella visione coraggiosa del male che ci circonda, nella ripulsa coraggiosa di ogni male che vediamo, cioè non arrenderci davanti a nessun male, perché ormai tutti sono così, tutti fanno così, tutti la pensano così, tutti vogliono essere così. No, se avessi pensato così Monsignor João, gli araldi non c'erano, non esistevano. È proprio perché lui ha avuto il coraggio di dire: no, io non sarò come gli altri, io mi fido di lei, mi fido della Madonna, mi fido anche di Dottor Plinio, che ha voluto consacrarsi alla Madonna schiavo d'amore e ha voluto portare questa schiavitù alle ultime conseguenze. E dunque, cercando di non avere una falsa rassegnazione davanti ai mali che ci circondano, adoperando tutti i mezzi per vivere da buoni cattolici, che sanno distinguere il bene dal male, che non seguono le mode del mondo in ogni aspetto, non solo facciamo riferimento all'avviamento, anche questo, ma non solo questo aspetto, tanti altri aspetti, che cercano di vivere nel modo più religioso, nel modo più apostolico, cercando di diffondere la devozione alla Vergine Maria, di diffondere gli insegnamenti del Santo Vangelo, dando un buon esempio, la buona educazione ai figli, coloro che hanno messo su una famiglia, essendo onesti e soprattutto portando la gioia della certezza della vittoria, che è quella che, diciamo, è il motore che propulsiona sia la vita spirituale di Monsignor João che la vita spirituale, speriamo, di ognuno di noi, la certezza che lei l'ha promesso a Fatima, lei col suo sorriso lo ha insinuato in un modo chiarissimo a Lourdes, alla fine il suo cuore immacolato trionferà. E dunque, portando questa vita di figli di Maria, pregando con questa speranza, andare avanti a testa alta e con profonda umiltà, ma con profonda ufania, di dire: i valori cattolici non passano mai e risorgeranno in un modo nuovo, come fu capace di trasformare la Madonna Bernadette durante le apparizioni. Con questa fede, con questa certezza, portare una vita spirituale piena di sostanza, di succo e di forza. Tantissime grazie Padre Carlos per questo programma, per aver condiviso con noi tutte queste meraviglie. Speriamo di poter contare di nuovo con lei per altri programmi, e approfitto per chiedere a quelli che non si sono iscritti ancora di iscriversi sul nostro canale, lasciare mi piace e anche attivare le notificazioni cliccando lì nella campanella. Speriamo di vederci presto, e adesso ci resta chiedere la benedizione a Padre Carlos a tutti i devoti della Madonna. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.